si apre con la zip, quindi è super sicura perché appunto ha due chiusure. Rivestimento interno satin, sempre fucsia più scuro. All'interno ancora la sua carta. Buongiorno, posso aiutarla? Ok, posso darle del tuo? D'accordo, siamo più o meno della stessa età. È perfetto, posso aiutarti, quindi. Dimensioni medie piccole. Quindi semplicemente volevi qualcosa di marca lusso, però ovviamente usato. Posso chiederti se per gusto, questioni etiche, soprattutto questioni etiche, d'accordo? No, sì, io sono contentissima di aver aperto questa attività perché ce n'era veramente bisogno. Dopo questa pelle, non è necessaria. E però soprattutto ci sono dei pezzi che andrebbero proprio sprecati. E qui soprattutto abbiamo dei prezzi che sono super convenienti. E molte volte trovo appunto delle borse che in giro non si trovano, quindi anche quasi uniche nel loro genere. Allora, questa è una Dior Settle Bag nel colore navy blu, blu navale, blu quasi jeans. Bellissimo, un pezzo che adesso si trova poco in giro. Ovviamente questa è anni 2000, cioè adesso c'è la versione nuova. Questo è un gioiellino, è proprio particolare. La forma tipica appunto della settle bag. Le faccio vedere un attimo da vicino. Le condizioni della borsa non sono perfette, infatti questa cala un po' di prezzo. Vede, qui abbiamo, si scurisce leggermente, però in ogni caso per avere 15 anni ecco tenuta. Sul davanti un ciondolo con la D di Dior e anche sul lato, da entrambi i lati, sulla tracollina, appunto C e D, Christian Dior, quindi per questo dicevo piena di particolari, ha un unico scomparto. All'interno, non so se riesco a farle vedere bene, a parte lei, ha questa fantasia molto veramente questa garita vintage, bellissima, super elegante, tipica Dior. Eccola qua.
dentro la taschina, insomma, in cui mettere giusto una o due cose. Io a volte ci metto anche le monetine che rimangono sparse in queste tasche. E poi abbiamo ancora la scritta, il pendente Christian Dior, appunto per aprire questa taschina. Christian Dior, Made in Italy. Sì, il prato c'è scritto qui. Lo so, non cosa tanto. E qui abbiamo anche questa particolarità di avere anche una tasca nascosta dietro, sempre con questo tessuto, con questa fantasia. Meraviglioso, questa credo anche, non so, anche estate, eleganza, meravigliosa. E si chiude appunto con un bottoncino. Questa è la saddle bag, si può indossare ovviamente a spalla oppure anche a mano. Si vede che non è di questi anni, ecco, però per questo, per la sua eterna eleganza, non passerà mai di moda, sarà sempre bella. Poi le voglio far vedere anche un altro pezzo, sempre proprio palesemente vintage, ma anche questo di un'eleganza, di una raffinatezza di altri tempi. E quella che è il vostro è il logo Prada, una borsa rosso mattone trapuntata. In realtà era un rosso più acceso, ma anche questa ha parecchi anni e quindi si è scolorita negli anni. Nonostante questo, è in ottime condizioni. Non dico che sembra nuova, nel senso che non lo so. Noi le teniamo sempre come ci vengono date. Poi, se qualcuno vuole fare delle modifiche, ma noi non tocchiamo niente. Per onestà, perché insomma alla persona che compra può far piacere una modifica o può non far piacere. Quindi, ad esempio, un difetto può essere questo tessuto, che può essere semplicemente tagliato, e qui si è leggermente tolto dalla catenella, oppure insomma alcuni difetti del ricamo qui, come questo, ma cose che in realtà sono normali anche nelle borse nuove, quindi non c'è molto da scandalizzarsi. E poi anche questo è un pezzo quasi unico, non si trovano più in giro, che ce li ha giustamente molte volte se le tiene in modo molto geloso, perché sono meravigliose, dei gioiellini di anni passati. Allora, questa appunto è trapuntata in nylon, ha due catenelle, e questa appunto è portata, può essere portata così, può essere anche portata a tracolla, però insomma io consiglio più che altro a spalla. Sta anche benissimo con questo vestito, così quasi me la tengo io. E no, a parte tutto appunto queste catenelle, che tra l'altro sono bellissimo e fanno il suono tra, non so se del lusso della persona curata, la persona con tanti bracciali, appunto quelle persone tutte ingioiellate, e fa un po' questo suono, quindi va a definire anche un po' la personalità.
Sembra scontato, ma viene fatto apposta molte volte, perché anche la parte uditiva definisce una persona insieme alla parte olfattiva e alla parte visiva. All'interno si apre appunto un bottoncino, semplice, un po' ricamato, ma non è ad esempio come quella della Dior. E abbiamo la solita poi taschina interna semplice, e anche qui l'etichetta Prada Milano Made in Italy. Sì, il prezzo di questo mi sembra vari di 20-30 euro anche rispetto all'altra, non cambia troppo, perché questa è tenuta un po' meglio, l'altra è ha quel difetto un po' più scuro sul davanti che purtroppo fa calare il prezzo per noi, meglio per te. E questa è una delle mie preferite. Quando sono arrivata ero veramente molto tentata di tenerla per me, sono anche i miei colori proprio. E trovo anche che stia secondo me molto bene su di età. Devo provarla, certo. Vuoi sentire com'è? Assolutamente. Perché l'unica cosa qui è le catene. Borse, insomma, che hanno anche un po' di anni, io ti consiglio sempre di tenerci anche, ti lascerò la carta dentro, ti consiglio proprio di tenercela, così riescono a mantenere anche la loro forma originale. Ok, allora sto parlando della Gucci Marmot Bag in rosso. Allora, appunto, questa si vede anche dal design, che è un po' più moderna, è proprio, sarà stata presa, forse è stata regalata un anno fa, non so perché sia stata inutilizzata, non saprei, però meglio per noi, perché queste sono rare trovarle, queste che si vendono ancora. Allora, partiamo, abbiamo il logo frontale, ovviamente le due G di Gucci. Dietro, semplicemente, però dietro sono ricamate. Faccio vedere meglio. Dietro appunto la doppia G è ricamata. È caratterizzato tutto questo ricamo. Forse contenevano degli inserti in pelle, ma questa si vede proprio che è pelle pelle. Ok, questa è in perfette condizioni.
all'interno. All'interno, appunto, in questo singolo scomparto, beige, molto elegante. L'etichetta è rossa, Gucci Made in Italy. Se sei, se anche un amico, amico interessato a questa borsa, che sai che sono appassionati di borse lusso, così insomma questo si risparmia comunque tanti soldi. Ok, allora adesso ti voglio mostrare. Allora, eccola qui. Questa è la pochette Milla. Ti
di Louis Vuitton in tela monogram, appunto la fantasia tipica di Louis Vuitton. Adesso qui male male. La producono dal 2008, quindi diciamo che nonostante sia ancora attualissima, perché la vendono ancora, in ogni caso è diciamo a quell'aria un po' retro, perché la vediamo da un po' di tempo. Però le borse Louis Vuitton, avendo moltissime il monogramma, comunque la tela monocromo non perdono di valore e di bellezza, ecco, rimangono sempre uguali. Appunto, come può anche sentire, la pelle non è liscia. Due fibbie che questa ho portato sulla mano,
sul fianco o al massimo appunto la portata così, diciamo che la comodità si è comoda perché alla fine questa anche portata così a braccio comunque non potrà mai pesare più di tanto questa borsa perché non ci sta così tanta roba, però diciamo che rispetto a una che ha anche la tracolla, ad esempio quella di Prada che vi ho fatto vedere aveva la tracollina, quindi magari era un po' più comoda, però ecco, questa è proprio un altro stile, è un po' più da giorno, ma perché no, anche di sera. Io amo la fantasia Burberry, è sempre un classico, diciamo, forse un po' meno giovanile come fantasia, però appunto anche questa eterna. Sì, appunto un po' più da giorno, non ha la chiusura al di sopra. Visto che è una borsa aperta, il portafoglio, il cellulare si tengono nella tasca, insomma, che si chiude giusto per sicurezza. Sì, l'unica chiusura di questa borsa è appunto un bottoncino, ma il bottoncino, insomma, è un'altra cosa rispetto alla zippa. E questa viene venduta ancora meno perché ha un pochino di difetti. Io sono molto onesta su queste cose, non sto lì a farle vedere poco, magari qualcuno non se ne accorge, è andato a casa. No, no, noi non lavoriamo così. Infatti, visto che appunto non lavoriamo così, abbiamo molte, molte clienti fidelizzate che si fidano tanto di noi perché puntiamo molto sull'onestà. E appunto, come vedi, è leggermente rovinata sulla parte posteriore. Quindi, in realtà, sì, cioè, portandola sempre così. Non si vede niente, però giusto per appunto onestà, è leggermente rovinata nella parte posteriore, non fa niente, non si vede, però questo comunque base prezzo. E sì, infatti questa costa meno, e però non ti vedo entusiasta. Qualcosa di un po' più colorato, ok? Ti faccio vedere l'ultima che abbiamo più o meno di queste dimensioni, di queste categorie. È un po' diversa da quest'altra, è forma diversa, appunto un po' più colorato, un po' più giovanile, te la faccio vedere subito. Mi piace tantissimo, anche questa veramente, veramente tanto. Ok. E dopo, insomma, se qualcosa ti ha rapito il cuore, me lo dirai. Molto più appunto.
alquanto giovanile e anche un po' più particolare, appunto perché ha questa fantasia sul davanti, è in pelle, ha questa fantasia sul davanti, la scritta Miu Miu dietro, ovviamente può essere portata comodamente a mano o anche a tracolla, cioè o a spalla o appunto a tracolla, quindi estremamente comoda per qualunque sia l'esigenza di chi la porta, sempre comunque abbastanza compatta, ma insomma di spazio ne ha abbastanza. E la chiusura è a scatto su un hardware dorato, e appunto i dettagli sono in oro, quindi fucsia oro. Si apre così, premendo questi due tastini, e poi si alza e si apre con la zip, quindi super sicura perché appunto ha due chiusure. E rivestimento interno satin, sempre fucsia più scuro. All'interno ancora la sua carta, diciamo che questa fra tutte è quella che ancora proprio sembra quasi nuova perché ha tutto nuovo, addirittura anche appunto carta di Miu Miu, questa non l'ho mai vista, si chiude questa con cerniera e borsa abbastanza capiente, direi ci sta tutto il necessario anche di più. Allora questa sta bene sia con un look colorato più giovanile, sia appunto la città di spezzare, rendere più frizzante e allegro un look anche giacca e pantaloni monocromatico, anche nero, perché no? Abbinato magari delle scarpe anche di questo colore, meravigliosa. Oppure appunto semplicemente con un po' quella rossa di Gucci riesce a spezzare outfit un po' serioso, quindi magari può essere utile in molte occasioni, appunto anche questo anche in cerimonie così va benissimo. Non so se la vuoi provare. Sì, guarda pure anche dentro quante cose ci stanno, insomma. Costa così poco perché ce l'hanno rivenduta veramente poco. Non so perché. Praticamente non ha difetti, ha un graffietto qui, ma nulla proprio di evidente, cioè proprio leggermente usata ma tenuta benissimo. E il prezzo originale è 1.400, quindi comunque 500 buonissimo, qualcosa di incredibile. E ovviamente essendo anche un po' più grande, così meno vintage, datata, costa un pochino di più, ma forse fra tutto è quella che ha un prezzo, diciamo, molto più conveniente rispetto al prezzo originale. Mi piaceva sia la Prada, te la faccio vedere così le metti a confronto. Aspetta che
faccio vedere anche la Prada, così le guardi un po' tutte e due. Sì, sono un po' diverse fra loro. Questa di Prada, diciamo che comunque non può essere portata a mano come questa, però costa di meno. Devo essere sincera, questa come colore, ma anche come fantasia troppo puntata, è un po' più d'inverno. Questa è leggermente più estiva, anche se anche in inverno dà un tocco di colore. Allora, vedendo un po' la tua espressione così, io ti consiglierei tantissimo questa. Poi lo so che il prezzo è un po' più alto di quello con cui eri partita, quindi assolutamente non c'è problema, anche se magari vuoi tornare un'altra volta e rifletterci. E rifletterci a casa e poi tornare un'altra volta. Insomma, però anche questa è veramente bella. È molto. Ok. Ah, fra poco è il tuo compleanno. Dai, allora ci sta un regalino di compleanno. Sono sicura te lo meriterai. Un regalo del genere. Magari puoi anche chiedere di dividerlo, non so, di comprartelo un po' te e un po' i tuoi genitori, le tue amiche, non lo so, adesso di te. No, visto che ti piace tanto. L'ho proprio visto nei tuoi occhi che è lì. Cavolo, questo mi piace tanto. Allora la prendi però, non ci vuoi riflettere? Ah, sono proprio contenta di aver trovato una po', ti piace. Tanto, 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 ti convince tanto. Secondo me, con il tuo stile starà benissimo e fidati che la potrai usare veramente in ogni modo. Sarà la tua fedele, migliore amica per tanti, tanti anni. Ok, allora, adesso te la rimetto nella sua busta. Tra l'altro questa ha anche una bustina più piccola, ci si può mettere anche all'interno. Ti lascio ovviamente tutte le tessere, garanzie, carte. E ti ringrazio. Io adesso sì, la do a te e vai pure in casa della mia collega. Ecco. Magari vederti presto. Grazie.